Salve a tutti da 87 Repomen, questa è la recensione del film Una vita al massimo, diretto da Tony Scott e scritto da Quentin Tarantino. Scusate se non sono stato tanto presente ultimamente sul canale, ma tra lavori, santuari e impegni vari di questo periodo non ho potuto caricare alcun video sul canale. Scusate per l'assenza, ma ora tornerò con qualche recensione alla settimana se riesco. E iniziamo con questa, appunto, di Una vita al massimo, per la regia di Tony Scott, e il film appunto è stato scritto da Quentin Tarantino e la sceneggiatura è sua ed è un film del 1993. È interpretato da Christian Slater e Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Christopher Walken, che fa un monologo stupendo. Credo che riuscite a trovarlo anche qui su YouTube, il famoso monologo sui siciliani. E piccoli camei appunto anche di Val Kilmer, Gary Oldman, Dennis Hopper appunto che interpreta il padre del personaggio di Christian Slater che si chiama Clarence, e Patricia Arquette è Alabama, questa prostituta di cui Clarence se ne innamora dopo che passa una serata al cinema guardando film di Kung Fu. E che dire di questo film? Qui troviamo tutta la, diciamo, il primo Tarantino, appunto. Appunto anche i personaggi di nome Alabama, interpretata da Patricia Arquette, li possiamo ritrovare nelle Iene. Viene nominata una certa Alabama dal personaggio di Harry Keitel, Mr. White. Non si sa se siano connesse queste cose, ma può darsi, visto che il mondo tarantiniano ci riserva sempre tante sorprese. Il film è un on the road, è molto thriller. E questo film, come vedete, io ho la videocassetta perché non è ancora mai stato ristampato, diciamo, in DVD o Blu-ray nel nostro paese. Comunque esiste la versione italiana e il titolo originale è True Romance, Una vita al massimo. Praticamente in questo film, appunto, dicevo, ritroviamo molte tematiche del film, dello stile, scusate, di Quentin Tarantino. Si ritrovano comunque dialoghi mozzafiato con vari riferimenti al cinema di Kung Fu, appunto, ai fumetti, e la passione per Elvis, per esempio, che è descritta in un modo, cioè c'è praticamente proprio Christian Slater, il personaggio di Christian Slater, Clarence, è sempre perseguitato, diciamo, dal fantasma di Elvis con un vestito d'oro, è il classico vestito alla Elvis praticamente. Io vi consiglio di recuperarlo in qualche modo perché è una delle pellicole più belle che abbia mai visto. Poi un on the road movie vi prenderà sicuramente. Piccolo cameo appunto anche di Brad Pitt che fa una sorta di drogato, amico di Clarence. Che dire, riguardo alla sceneggiatura, appunto è una di quelle sceneggiature alla Tarantino proprio, diciamo. Lui l'ha appunto venduta a Tony Scott. Penso sia la miglior sceneggiatura comunque scritta da Tarantino tra quelle vendute, diciamo, ad altri registi, come fu per Assassinati di Oliver Stone. E questo, vi ripeto, è un film stupendo. Secondo me, se riuscite a recuperarlo e vederlo, fate un affare, diciamo. Praticamente, tornando alla trama, lui si innamora di questa prostituta e fa del tutto per tirarla fuori, diciamo, dalla strada, appunto, levarla dalla strada, dalla vita di strada che fa. E va dal suo pappone, diciamo, tra virgolette, che è Gary Goldman, e lui praticamente fa un casino alla Tarantino, diciamo, come succede spesso nei suoi film in stile pulp, ovvero Clarence, il personaggio di Christian Slater, fa fuori lo spacciatore e pappone della prostituta e prende anche dei soldi e quindi scappa via con questo malloppo e poi ci sarà in mezzo anche della droga perché lui tramite un'altra persona riesce a conoscere un famoso regista
che cerca della cocaina da comprare. E quindi si ritroverà in mezzo a un bel casino perché ritorneranno quelli che gli vogliono indietro i soldi e la droga. E quindi vedremo come andrà a finire questa situazione. Il padre di Dennis Hopper, scusate, di Christian Slater, è interpretato da Dennis Hopper, e dove appunto c'è questa scena del dialogo, il famoso monologo sui siciliani di Christopher Walken, che appunto è una sorta di mafioso qui. E ne vedremo delle belle, diciamo, colonna sonora anche molto bella, con molti pezzi rock, ma anche vari temi che sono stati curati da Hans Zimmer, famoso compositore, molto bravo, devo dire. Un altro piccolo cameo proprio veloce all'inizio del film è il cameo del grandissimo Samuel L. Jackson. Fa pochissimo, ovvero entra in questa stanza dove ci sono altri spacciatori, drogati e viene fatto fuori purtroppo. Comunque ve lo consiglio vivamente. E visto che si parla di cinema pulp Tarantino, vorrei consigliare un canale ed è quello di Pulp Forever, Mr. Pulp. Questo ragazzo fa anche lui recensioni e carica video molto spesso, anche riguardante opinioni varie su altri temi, e devo dire che si intende molto di cinema, e quindi da fan tarantiniano consiglio di andare a iscrivervi sul suo canale. Andate subito ad iscrivervi e non vi pentirete, fa anche lui ottime recensioni, e noi ci vediamo alla prossima recensione. È tutto da 87 Repomi, ciao!